Ci siamo? Vai. Eccoci ragazzi, benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio del Cyber Marketing Podcast. Con noi, come potete vedere, oggi abbiamo un nuovissimo podcaster di nome Enea Righetti. Ciao Enea e benvenuto. Io faccio gli effetti speciali. Volevo. Abbiamo appena detto a Enea di non utilizzare e lui perché poi in post produzione diventa un casino tagliare e sistemare, però va bene. Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Molto bene, tutto grazie, bene. Come stai? Benissimo, vengo da una mattinata piacevole, lavorativa. Piacevole. No, dall'ultima ora e mezza che è stata complicata. Siamo molto curiosi e dopo ne parleremo. Allora, come ormai chi ci segue ormai sa già qual è la prima domanda che facciamo, quindi Enea, partiamo subito con la prima domanda. Dici chi sei e appunto che cosa fai in Tribe? Mi chiamo Enea Righetti, ho 21 anni appena compiuti. E chiunque stia guardando la parte video sa che mente. La verità. Sapendo di mentire. 24, è vero. E, di cosa mi occupo all'interno di Tribe? Diciamo che collaboro con Tribe da un annetto, ok, più o meno. Mi occupo della parte commerciale e un pochino di coordinamento, Cri, assieme a te. Sì. Un po' un ibrido sotto questo punto di vista, ok? È vero. Sono entrato in Tribe come consulente barra amico barra non so. Barra commerciale, sì, la parte iniziale, visto che stiamo dando delle chicche su come abbiamo conosciuto le persone che lavorano in Tribe e quindi come è nato il rapporto con loro, Enea è stato formatore del reparto commerciale di Tribe e durante la formazione del reparto commerciale di Tribe ci siamo conosciuti e ha conosciuto l'ambiente, gli è piaciuto. A noi è piaciuto Enea e quindi da quel momento abbiamo pensato a una possibilità di collaborazione. Oggi Enea fa parte del team di Tribe a tutti gli effetti. Diciamo che, come abbiamo detto nella scorsa puntata con Mure, essendo il nostro target quello dei disagiati, Enea rispecchiava perfettamente quel target lì. Sì, si è trovato bene con noi disagiati e noi con lui che era più disagiato ancora. Esattamente. Esatto. Infatti, il bello di lavorare in Tribe è quello, perché è una comunità di recupero. È il CERT. Esatto. Comunque bisogna presentarla a 104 per essere accettati all'interno del mondo. Vorrei dare anche una piccola indicazione per chiunque stesse seguendo e stesse ascoltando ora questa puntata sarà anomala, quindi non fermatevi a questa dicendo ah ma andate indietro anche ad ascoltare le altre, questa sarà un intermezzo dove è un intermezzo dove si parlerà di cose serie ma in una chiave molto più comica. Corretto, perché ha spiegato, perché io sono il primo sostenitore in assoluto del mondo del fatto che si possa ridere, ci si possa divertire mentre si lavora ad alti livelli di performance. Mi spiego meglio. Io mi comporto con fornitori, clienti, collaboratori, dipendenti o chiunque, do la stessa confidenza che darei potenzialmente un mio amico, ok? Questo per diversi motivi. Il primo è per mettere a proprio agio la persona che ho dall'altra parte, perché molto spesso si è troppo incamiciati quando si parla di lavoro e ci si prende troppo seriamente. Quindi un tono leggero in una conversazione lavorativa aiuta molto spesso a trattare appunto con più leggerezza temi un po' più delicati, no? Chiaramente non bisogna fraintendere il discorso di trattare con leggerezza e col sorriso sulle labbra la professionalità, ok? Chiaro. Sono due cose distinte. Quindi in Tribe mi sono trovato molto bene, tornando al discorso di prima, e sono entrato con un'ottima aspettativa, ok? Anche perché all'inizio avevo visto questa cosa che rispecchia molto quello che è il mio pensiero, quello che è il mio valore, quindi si lavora sodo, però ci si fa una risata, ci si diverte, si crea un rapporto di amicizia. Nei ritiri, per esempio, è una cosa, io condivido questo pensiero, nel primo ritiro che ho fatto a luglio, quando siamo stati a Lucca, credo di non aver mai riso
così tanto negli ultimi almeno 20 anni di vita, cioè da sobrio, ok, non avevo mai riso così tanto, perché poi magari uno da ubriaco una volta si è fatto una gran risata, ma parliamo di ore ed ore con i crampi agli addominali e i lacrimoni agli occhi, per nulla fondamentalmente, solo perché mi sono trovato particolarmente bene con le persone che occupavano il mio stesso ambiente di vita, ecco. Questa è una premessa, quindi io sono così, quindi tornando ai discorsi di Danny, che sarà una puntata poco seria, perché mi piace trattare temi lavorativi ridendoci sopra, scherzando, lo faccio con i clienti, lo faccio con Harry, lo faccio con Cree, lo faccio con Danny, lo faccio con mia mamma, lo faccio con chiunque fondamentalmente. Chiaro. Questa è la premessa. Bella premessa, mi piace molto. Allora, io, dato che abbiamo parlato appunto, che hai parlato dei clienti, anche dell'approccio un po', diciamo simpatico, chiamiamolo così, che provi ad avere con i clienti, vorrei chiederti, stando anche e portando anche il tema per quanto riguarda l'AI, cosa pensano i clienti dell'AI in base anche alle consulenze che fai, e se vuoi raccontarci anche un aneddoto, ecco, che hai, divertente ovviamente, ma immagino che lo siano tutti, quindi... E poi con Danny potremmo scoperchiare. Sì, sì, sì. Sì, potrebbe durare tipo 4 ore una puntata. Potrà 3 giorni in cui parliamo della qualunque. Okay. Allora, che cosa pensano i clienti dell'AI? Fondamentalmente che sia un ibrido tra un inserviente tuttofare che si ha in casa, ok, tipo... voglio usare un termine, la Filippina che si vedeva nei film negli anni 80, no? Che quindi ti cucina, lava e stira, e tra, non so, Independence Day di Will Smith, questo mix praticamente. Cioè è Io Robot praticamente, quindi il robot che fa tutto quello di cui hai bisogno. Esatto, perché Independence Day è molto boomer come situazione, no? Perché sì, è già troppo vecchio. Il nuovo è più brutto, quindi cioè il secondo, perché hanno fatto il secondo, non perché è stato risorta e poi eri morta, sì, ma è proprio, hanno fatto, vabbè, ci sta, capita. Comunque il concetto è un pochino questo. Stamattina ho avuto un appuntamento con un'azienda molto bella, ok, molto bella, per bella intendo quindi potenzialmente in target per quello che è il nostro modello di business, mi ha fatto tante richieste sull'AI, quindi come funziona l'ottimizzazione in attività pubblicitaria, la creazione di contenuti, la generazione di contenuti, e poi mi ha tempestato di domande del tipo: ma non si può fare che fa anche la trattativa di vendita? Non si può fare che fa una serie di domande nel quale a un certo punto pensavo, questo prodotto, se ce lo avessi a scaffale o a portata in mano o in sviluppo, potenzialmente te lo farei pagare, non quello che ti sto proponendo adesso, ma no. Perché quello è, vogliono Io Robot alla modica cifra di 197 euro al mese. Sì, poi in offerta con il Dyson e l'Air Wrap che ti fa anche i boccoli. Sì, no? Sì, sì. Esattamente. Quindi, siccome adesso siamo bombardati a livello comunicativo, da utente in questo caso, bombardati a livello comunicativo di aziende che purtroppo svendono il proprio lavoro e la propria professionalità e per agganciare l'interesse di potenziali clienti, quindi ti faccio il lavoro gratis, mi paghi solo se vendi, ti genero contatti profilati per il tuo business con l'utilizzo di non so cosa piuttosto che intelligenza artificiale di qua di là, ed è tutto molto cinema solo per attirare l'interesse di clienti. Anche lato cliente mi rendo conto che per forza di cose c'è grossa confusione, quindi giustifico certe domande, perché dico: l'utente è bombardato da informazioni che sono fuorvianti per lui e quindi si trova a farti delle domande per avere chiarezza, e molto spesso viene inculato, scusate il termine, da quello che c'è dall'altra parte, perché poi ogni giorno salta per aria una web agency, un'agenzia, un consulente, qualcosa che o ha fatto truffe o è fallito, è scappato, ha fatto dei danni, e a quel punto te, per il lavoro sbagliato di terzi, ti ritrovi a doverti giustificare su cose delle quali sono complicate, e quindi da lì nascono gli aneddoti simpatici in fase di trattativa. Sì, infatti io qua aggiungerei una cosa sul fatto del su quello che si diceva, il 90, più o meno il 90% dei nostri clienti sono clienti che arrivano da noi dicendoci: ah, guarda, lascia stare, sono anni che faccio marketing e non è mai andato bene niente, ho speso un sacco di soldi
E quindi adesso sono qua perché probabilmente siete l'ultima speranza. Ok, quindi noi come agenzia ci ritroviamo a gestire la richiesta disperata di un cliente che magari ha provato anche a fare marketing ma non è andata bene, e quello che diceva Enea prima, cioè vengono bombardati da informazioni, arrivano davanti a te dicendo io so già quello che fai, tanto fate tutti più o meno la stessa cosa, e visto che non è mai andato bene con nessuno, adesso spiegami perché con te dovrebbe andare bene. Ok, questo probabilmente è un approccio sbagliatissimo da parte del cliente, che è giustificato perché è bombardato, ma dall'altra parte non ci aiuta a fare il nostro lavoro, cioè è veramente complesso. Vorrei dire una cosa però, diciamo da questo punto di vista, quando arrivano clienti così, non dico tutti perché non si dice mai tutti, ma una buona parte, non è il problema l'agenzia, è proprio il cliente. Lì mi aggancio al discorso che mi hai detto l'altra volta, andrebbe creato un Trustpilot sui clienti. Assolutamente, e lo farò prima o poi, l'ho detto e lo farò prima o poi. Perché quello che arriva ed esordisce, qui non è che stiamo generalizzando, però capita che un cliente esordisce con un siete la 14ª agenzia che cambio, e dentro di te scatta un campanello come per dire vuoi che ha beccato 14 coglioni? È impossibile. Non per forza, dai, statisticamente. Dai, non ci credo. E tutti gli altri 14 mi avevano promesso che con 1,50 euro e una scatoletta di Rio Mare mi portavano contatti profilati, e io passavo da fatturare 38.000 euro a fare 38 milioni in 4 mesi. Voi dovete riuscire, altrimenti no. Proprio ieri ho ricevuto una richiesta del tipo: io oggi spendo X e fatturo Y, quindi oggi spendo 3.000 euro al mese e fatturo 750.000 euro l'anno, ok, perfetto, qual è l'obiettivo? 1,5 milioni, quindi vorrei nel 2024 raddoppiare. Ok, allora lavoriamo sul budget. No, il budget è lo stesso, vengo da voi perché vorrei che con lo stesso budget mi raddoppiaste il fatturato. E io ho fatto finta di controllarmi, ho detto ah no, non ce l'ho la bacchetta magica, mi dispiace, io non posso fare niente per te. E la cosa che volevo aggiungere prima, proprio su questo approccio del cliente, è che ci rimangono anche male perché si aspettano di trovare l'ennesima agenzia che approccerà la consulenza dicendo sì sì, noi lo facciamo. No, guarda, ma senza budget non ti preoccupare, gratuitamente, partiamo così, poi tra un mese se è andata bene no, fidati, ti porterò 500 lead nei primi 3 minuti in cui la campagna è online. E invece... voi che ascoltate il podcast, noi facciamo così 3 minuti, ma no, in realtà vi prenota anche la cena fuori con vostra moglie o vostro marito. Sì, io faccio anche tipo chi è Buddy Bank che fa questa cosa, quindi tu fai richiesta concierge. E il concierge, no, in realtà si trovano spaesati perché appena si parte inizia subito una trambata di verità che per noi non sono possibili. E quindi loro si trovano spiazzati. Poi trovi il 20% dei clienti che arrivano che ti dice mi sei piaciuto, questo discorso mi piace, in linea, e si va avanti. L'80% invece che ti ringrazia perché gli hai dato una trambata, ma almeno sei stato sincero. E questo è il nostro approccio. Però diciamo che il fatto, la domanda su cosa pensano i clienti dell'AI è proprio per dimostrare il gap che c'è tra quello che si fa realmente e che cosa capisce il cliente. È vero. E attaccandomi a questo, visto che praticamente un po' l'argomento si è spostato da quella parte, Enea, ti chiedo cosa diresti appunto ad un cliente che fa richieste in Thrive e quali sono soprattutto le premesse, cosa molto importante. Allora, il consiglio che mi senti dare ad un cliente è quello che da imprenditore dovresti sempre avere il controllo. Okay. Per controllo intendo non voler mettere becco a livello tecnico su attività di marketing o su utilizzo di intelligenza artificiale, cioè non devo avere la pretesa di imparare a utilizzare Leonardo o Midjourney per creare una creative, ma devo sapere quanto sto spendendo in advertising e quanto questo mi sta generando in termini di indotto di fatturato. Okay. Devo avere
dei KPI da monitorare, quindi io da imprenditore devo avere il controllo su quelle che sono le attività di marketing e le attività commerciali, perché fondamentalmente poi di un'unica entità si tratta, ok? Salutiamo Baku, un grande seguace. Grande Baku, che fa parte in tutti i nostri episodi, quindi vorrei... Almeno una volta lui saluta, non si era accorto che è rientrato e quindi ha salutato. Assolutamente. Salutiamo Baku, mi raccomando. E per chi vuole entrare in Thrive, io dico che Thrive ha tante prerogative, tante peculiarità interessanti per chi vuole collaborare con noi. Una di queste è la trasparenza, che io la reputo una delle cose migliori in assoluto che si può fare, perché andare da cose che ho fatto settimana scorsa con, vabbè, non menziono per questioni di privacy, essendo anche esperto di GDPR, ovviamente mi posso permettere di sapere cosa dire o cosa non dire. E settimana scorsa sono andato da un cliente, ok, e gli ho detto espressamente il fatto che nel suo business, nel suo settore, non stiamo ottenendo performance e dal nostro punto di vista è inutile che lui continui a spendere soldi in questo modo, e abbiamo fondamentalmente invitato il cliente a uscire dalla porta, non perché ci troviamo male a livello umano con lui o perché, anzi, assolutamente, ma perché mi sembrava inutile fargli spendere la cifra che stava investendo in noi e nel marketing, perché non eravamo in grado di portare performance, perché poi per quanto dobbiamo promuovere Thrive, Thrive ovviamente non riesce a avere il 100% di successo con i clienti, ragazzi. Assolutamente, assolutamente. E quindi era giusto renderlo partecipe di questa cosa, e quindi gli ho detto proprio: Andrea, guarda, o variamo l'obiettivo della collaborazione, quindi non diventa più portarti performance lato commerciale, quindi opportunità commerciali, oppure non mi sento di consigliarti a livello umano di continuare ad investire 3-4 mila euro al mese che stai investendo. Consiglio lavorativo. Tu, una volta che sei consapevole di questa roba qui, cioè imprenditorialmente, questa verità ti rende un uomo libero, no? Potenzialmente. Quindi, sì, siamo d'accordo. Lui ha tutte le cose sul piatto e dice: ok, perfetto, sono in grado di valutare. E quindi questa cosa qui in Thrive, secondo me, la troverete, la trasparenza a 360 gradi, perché siamo fatti così, perché alla lunga è una cosa che paga potenzialmente. Sono d'accordissimo, anche perché quello che dico sempre, il mio valore, diciamo, che mi accompagna è sempre stata l'etica nel lavoro, quindi sono d'accordo su quello che dici, e soprattutto anche quando entra una nuova persona in Thrive, cerchiamo sempre di passare il concetto di quando lavori non stai lavorando solo con un cliente, stai lavorando con una persona, un padre di famiglia, una mamma, quindi dietro di loro ci sono anche altre persone, altre famiglie, se va bene il loro business, perché loro poi sono imprenditori come noi, se va bene la loro azienda, vanno bene anche loro perché lavorano in quell'azienda lì. E quindi mi trovi assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista. Quindi diciamo che se stai cercando un'azienda che possa aiutarti a migliorare le performance della tua, del tuo marketing, il fatturato, aumentare i clienti, e sei bombardato da un miliardo di informazioni, non ci stai capendo più niente, e l'unica cosa che stai cercando è un po' di chiarezza, un po' di trasparenza, Thrive può essere, può essere una richiesta giusta, può essere un partner ideale. Quindi non vengo da voi perché avete Io Robot, ma l'intelligenza artificiale sarà un ottimo strumento dopo che hai compreso se ci sono le possibilità per lavorare sulla tua attività in maniera del tutto trasparente. Esattamente. Questo è un po' il concetto. E, vai Enea, scusa, stavi dicendo qualcosa? Niente, no? Okay. Che ho appena scoperto che nella fiaba originale di Cenerentola le sorellastre, per farsi entrare la scarpetta, si tagliano le dita dei piedi. Questa cosa mi ha sconvolto. Volevo rendervi conto. Disney, nelle fiabe... come si dice, quelle d'origine, ok, è abbastanza cattivo, ma non è l'unica, ma non è l'unica favola, sono tante le favole che sono questa piccola chicca per gli spettatori. Ma perché non lo conoscono ancora, ma imparerete a conoscerlo, ne ha di queste chicche, ogni tanto in qualche discorso le lancia lì. Io mi ricordo ancora quello delle formiche, che se vuoi dire, perché quella è epica. Quella è epica, veramente. Allora, il punto è questo. Io ho un gruppo di amici storico, che proprio è una manica di deficienti, ok? Mm-hmm.
eppure sono tutti manager di altissimo profilo, quasi tutti imprenditori, commercialisti, avvocati di alto livello, ingegneri in multinazionale, tutte queste robe, quindi li vedi tutti incravattati, tutti precisi, e poi nella chat in comune magari qualcuno esordisce con un "oh raga, ma porca troia, ma vi rendete conto che nel mondo ci sono 2,5 milioni di formiche a testa?" Dal mio. Per ogni persona. Sì, lancia lì il dato, no? E a quel punto si anima, esplode la chat, tutti a cercare dati. No, ma com'è possibile? E ci si riempie di domande, no? E lì si entra in un loop del quale non si riesce più a uscire. Una volta abbiamo passato, io credo, 7 ore. Cazzo, sono tante, 2,5 milioni. 2,5 milioni. Per quello mi è rimasto impresso. E ce ne vogliono circa 60,000 per sollevare un uomo steso di 80 kg e trasportarlo. Quindi potrebbero portarci via. Sì, potrebbero portarci via. Molte meno. Sì, sì. Ci sollevano e ce ne andiamo. E le altre stanno a guardare. Un mio caro amico, sempre in questo gruppo, che fa il programmatore, che un giorno davanti a casa a un albero si è chiesto quante foglie ci fossero in un albero, è andato a googolare, a cercare il dato, e ovviamente Google ti sorprende perché c'è chi si è fatto questa domanda idiota molto prima. Sì, sì, sì. Esattamente. E quindi statisticamente un albero ha mediamente 200,000 foglie. Ok, perfetto. Questa cosa qui, ragazzi, ha mandato in fissa tutto il pomeriggio. Noi siamo stati 8 ore a parlarne, ma 8 ore d'orologio, ok? Mentre lavoravamo e ognuno andava avanti. Uno di questi, uno che ha 3 macellerie, figlia, eccetera, eccetera, ha detto: "Vabbè, io adesso prendo, vado in giardino e le conto. E le taglio una finché non conto quante sono. Voglio vedere se sono 138,000, 220. E quindi abbiamo cercato di studiare un modo per controllare questo per conto. Madonna mia, va bene, quindi, vabbè, allora, ragazzi, io mi attacco a queste cose, perché sicuramente allora ti sarai evoluto nelle ricerche, immagino, utilizzando l'intelligenza artificiale, perché ovviamente adesso su questa cosa pure. Infatti, immaginavo, quindi sarà una delle domande più difficili, perché so qual è il tuo rapporto con la tecnologia in generale. Ma tu cosa ne pensi effettivamente dell'AI? Che è un ottimo supporto per noi in generale, ok? C'è tanta, come posso dire, cattiva informazione sul ci uccideranno tutti e sostituiranno il nostro lavoro. In realtà poi l'intelligenza artificiale è utile dal momento che viene controllata, manovrata e utilizzata da una persona che è in grado di utilizzarla, perché un conto è mia madre che fa le ricerche su ChatGPT per la ricetta. Esatto, per la ricetta, ok? Salutiamo mia mamma, ciao Manu. Salutiamo. E un conto è una persona che deve creare un contenuto unico per un obiettivo e deve avere determinate skill e deve dare determinati input all'AI. Poi c'è Harry qui, il press, che in questa cosa è il mago fondamentalmente nell'utilizzo, che può confermare la differenza che c'è tra dare un prompt che posso dare io da ignorante in materia a livello di utilizzo e uno che magari ha determinate skill. Quindi la mia idea è che ci può dare una grossissima mano, semplicemente siamo terrorizzati come società umana dal cambiamento, come credo sia stata per la prima rivoluzione industriale, per la seconda, questa è la terza o la quarta, non lo so, è lo stesso concetto, tutto qua. Ma allora io so che comunque, vabbè, l'abbiamo detto, tu stai molto a contatto con le persone, facendo consulenza ovviamente studi, quindi ti informi per quanto riguarda quello che è l'AI, ti aggiorni continuamente, quindi è normale che ne sappia. Ma visto il lavoro che fai, sei riuscito ad introdurla nella tua quotidianità anche a livello lavorativo? Allora, sinceramente, io ho ancora una grossa frizione nei confronti dell'AI, perché sono ancora più per human to human, no? Quindi a me piace relazionarmi con le persone, mi piace molto entrare in empatia, in sintonia. È una cosa che, ne parlavo stamattina, mi è un po' cascata addosso, quella di avere una buona dialettica e sapermi relazionare con le persone, ok? E quindi mi rendo conto che mi piace molto di più saltare quella parte di digital per entrare direttamente in contatto a livello umano e magari capire che problemi, che interessi,
che cosa può avere la persona dall'altra parte. Un po' come Danny, poi ha avuto lo stesso processo formativo, no? Anche te, Danny, hai fatto tutta la parte di PNL, tutta la parte di coaching, eccetera, eccetera. Sì. E quella parte, infatti, lì è più consapevole, no? E quindi, infatti, poi, secondo me, qua c'è proprio un passaggio da il cliente arriva in Thrive con pensando intelligenza artificiale e trova 100% umano. Sì. Entra dentro Thrive e fa 90% umano, e più si introduce nei tecnicismi è 80% umano, 70% umano, yeah, 60% umano. Quindi è come se fosse un processo dove penso di incontrare una macchina, invece incontro la persona più umana possibile, cioè etica, trasparente, mi faccio una chiacchiera, come dicevo ieri, ho parlato anche durante una consulenza, ho parlato di limoni, perché questo imprenditore coltivava anche limoni, quindi abbiamo parlato di limoni. Quindi la domanda è, ma non potete, perché mi è stata fatta, non potete automatizzare anche questo processo? Dei limoni o della chiacchiera? Così? No. Dei limoni ci abbiamo, ieri ci stavamo pensando, adesso vedremo. Però no, della chiacchiera, no? Come prendi appuntamento, la consulenza? E la risposta è stata sì, forse, ma non vogliamo assolutamente, perché l'obiettivo per noi, almeno in fase iniziale, è avere questo rapporto umano, cioè seguire il cliente, soprattutto in un mondo dove, come abbiamo appena detto, miliardi di informazioni, non ci stai capendo niente. Se ti affido a una macchina, probabilmente ti potrà dare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma hai perso totalmente il contatto umano. E questo per noi è fondamentale, che il cliente sappia che dietro a delle macchine ci sono delle persone esperte di quelle macchine. Quindi è proprio un processo. Si fa una strada verso l'AI. Enea, invece, ultima domanda, così andiamo in chiusura. Cosa consiglieresti ad una persona che si sta approcciando invece adesso, a un ragazzo magari che stia approcciando adesso al mondo della consulenza e della vendita? Allora, mi ragganzo al discorso che hai fatto tu prima di etico, ok? Io ho avuto un percorso formativo lato vendita e un background di esperienze che mi hanno fatto passare attraverso diverse situazioni più o meno etiche. Le ultime aziende nelle quali ho lavorato, una particolarmente grossa, diciamo che aveva l'obiettivo vendere, appunto, ok? Vendere a prescindere, cioè a te non interessava, che avevi davanti, dovevi vendere e portare fatturato, cosa nella quale io ero totalmente contrario, avverso, ok, nonostante sia lato commerciale, perché è un'arma che ti si ritorce contro, ok? Io faccio una, diciamo che io e Danny abbiamo le competenze per poter più o meno vendere sempre, più o meno, adesso non è per sopravvalutarsi, sì, sì, però diciamo che chi viene in consulenza con noi viene con un certo approccio e viene preparato ad aspettarsi comunque una proposta commerciale. Se mettessimo il focus totale sul a questa persona devo vendere a prescindere, 90 volte su 100 riusciremo. Invece il fatto che vendiamo solo ed esclusivamente a determinate condizioni, dal mio punto di vista già è una grossa scrematura ed è un grosso vantaggio per il cliente, per noi anche, ha detto anche questo. Quindi per chi si approccia al mondo della vendita, il mio consiglio è di vendere sempre in modo etico, perché innanzitutto stabilisci un rapporto umano di un certo tipo di fiducia, perché comunque chi acquista un prodotto, un servizio dopo una consulenza, per prima cosa sta comprando la persona che ha dall'altra parte, ok? Quindi sta comprando Enrico, sta comprando Cristian, sta comprando Danny, sta comprando Enea. Poi compra il mezzo per il fine, fondamentalmente. Bellissimo. E l'altra cosa è il discorso del quale si parla tanto, no? Intelligenza emotiva, empatia, cazzi, mazzi, sì. Studiare, perché io mi sono reso conto negli ultimi anni che la vendita, molto spesso c'è un'idea per la quale sì, sei portato a vendere perché è una buona parlantina, ok? Non è vero, perché se un venditore non si forma e rimane indietro anni luce rispetto a tanti altri tipi di venditori che invece stanno acquisendo nuove skill, nuove competenze, nuove cose che invece li aiutano. E altra cosa è, per esempio, io ho imparato tanto negli ultimi anni sul i venditori migliori risultano essere quelli un pochino più introversi, per assurdo, perché diventano ottimi ascoltatori. E quindi uno magari sta zitto 40 minuti su 45, ha internalizzato talmente tanto bene quello che gli è stato detto,
che in quei 5 minuti riesce a passare tutto il valore necessario a portare a casa la vendita. Quindi l'altro consiglio è, se dovete stare in silenzio ed evitare di fare lo spiegone, raccontare il prodotto, chi siamo, cosa facciamo, dal 1948 su questi canali, ascoltate chi avete dall'altra parte, perché se ascolto innanzitutto molte più frecce al mio arco, è molto più facile vendere ed è molto più facile poi entrare in empatia, no? Quindi il classico discorso di riutilizzo le parole del mio interlocutore, capisco se è una persona visiva piuttosto che auditiva, piuttosto che non so cosa, e mi sintonizzo sul suo canale. Questi sono i miei consigli. Quindi etica, formazione e ascolto. Decisamente tanta roba. Sì. Tanta Decisamente roba. Sì. Direi che abbiamo chiuso in bellezza questa puntata. Sì, del podcast. Sì, sì. Quindi adesso, vabbè, ringrazio Enea intanto. Ringraziamo Baco per averci salutato. E ha salutato, abbiamo detto che era chiuso, quindi ha salutato. Giustamente. E lascio la chiusura ovviamente al mio amico Press. Allora, è importantissima questa cosa per supportare questo podcast. È gratis, metti un bel like, segui il canale, attiva la campanellina, che ci dai una grossa mano, assolutamente gratis. E si può fare la stessa cosa anche se questo podcast non lo stai vedendo su YouTube, ma bensì lo stai ascoltando. E a proposito di questo, c'è Danny che deve dirti qualcosa. Se hai deciso di non vederlo, ma ascoltarlo, mentre Baku abbaia, ma tanto mi sentirai, di ascoltarlo su Spotify, sappi che anche su Spotify puoi seguire il nostro podcast. Se lo segui, ti spunta nella home ogni volta che esce una puntata, e soprattutto puoi anche dargli un punteggio. Il punteggio va da 5 a 5 stelle, perché purtroppo ci stanno facendo notare che sotto le 5 stelle vi bloccano il profilo Spotify. Quindi ricordatevi che per l'etica, sempre per l'etica, diciamo solo la verità, dovete cliccare 5 stelle, è un obbligo. Quindi, 5. Se poi avete piacere di supportarlo a livello economico, il primo commento in descrizione è il mio IBAN, perché vi lascio l'IBAN, sono accettate così. È per pagare il cachet che ci ha chiesto Enea per l'intervista, esatto. Abbiamo finito i soldi. Da buon consulente, lui prende anche le provvigioni, quindi chiede anche questo soldo. Esatto. Va benissimo. Grazie mille, ragazzi. A tutti. È stato ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi.